Cesare Veronico, Medimex 2022, questa mattina si è tenuta la conferenza stampa qui a Bari e ora ti stai rilassando un pochino, anche se so che sei sotto pressione perché ti stanno chiamando tutti, perché hai lanciato due bombe incredibili, Chemical Brothers e Nick Cave. Però raccontami tu, Medimex 2022 c'è un sacco di roba, io sono molto emozionato, vai. Sì, a parte, insomma, chiaramente gli headliner sono la parte forte. Oggi, per non ingolfare, no, di Certo. notizie, abbiamo lanciato soltanto le mostre, gli headliner, i luoghi e le date. I luoghi sono Taranto, che ormai, insomma, è diventata di casa, e Bari, perché Taranto e Bari erano le candidate capitali italiane della cultura italiana per il 2022. La regione che sostiene economicamente il Medimex aveva preso un impegno attraverso il suo presidente Michele Emiliano con le città di Taranto e Bari a sostenere economicamente i programmi con i quali loro si erano candidati. E ha tenuto fede alla parola, perché sia Taranto che Bari avevano inserito nel programma come capitale italiana della cultura il Medimex, per Ok. cui le città saranno Taranto e Bari. I luoghi saranno due rotonde speculari, quella di Taranto consueta nel Medimex, mentre a Bari faremo per la prima volta un concerto sulla rotonda dell'ingresso monumentale della fiera. E i luoghi sono simili, perché da un lato c'è il mare, dall'altro c'è l'architettura, insomma, degli inizi del secolo, per cui si somigliano pure, questo anche da là, dall'osservatorio, sai, più ampio, la misura di insomma, città che si somigliano, insomma, di luoghi che si somigliano e che vede appunto la regione come principale protagonista. I concerti, come dicevi tu, sono Nick Cave a Taranto e i Chemical Brothers a Bari. Il 19 giugno Nick Cave e il 14 luglio Chemical Brothers. La prevendita è a partire da mezzogiorno del 5 di aprile. Insomma, anzi, datevi da fare, perché noi stiamo cercando di allargare la capienza, però Certo. in genere i posti sono sui 9.000, 8.000, 9.000, quindi è meglio darsi da fare. Le mostre sono sui Queen a Bari, nella Sala Murat, e sui Pink Floyd a Taranto, perché insomma gli anni 70 li abbiamo un po' come decennio, li abbiamo un po'. Non ce ne siamo occupati molto in questi anni, e per cui insomma nei prossimi 2 o 3 Medimex vorrei scandagliarli, perché come tutti voi sapete, gli anni 70 sono un decennio determinante per la storia della Certo, musica in generale. certo. Poi ovviamente non raccontiamo tutto perché so che c'è tantissima carne al fuoco, ci sono sempre interventi, presentazioni, quant'altro, ma credo che poi le tirerai fuori man mano, no? Che stia andando a scoprire No, quello i che vari ti sono settori. dire, Carlo, è che ovviamente il Medimex è una conferenza sulla musica, e quindi noi avremo una parte dedicata al professionale. Il tema sarà il live, perché la pandemia, insomma, ha creato problemi anche di carattere proprio lavorativo, cioè c'è gente che ha abbandonato il settore della musica e si sta occupando d'altro. Per cui Giusto. no, dopo noi dobbiamo ragionare anche in prospettiva. L'industria del live ha perso manovalanza, quindi il tema del live si sviscererà attraverso una serie di confronti nell'ambito degli incontri per i professionali. Poi ci saranno le nostre consuete scuole dei mestieri della musica, la Music Factory, cioè il camp per giovani attori, produttori, DJ, ci saranno gli incontri d'autore che avranno respiro sia internazionale che nazionale. Insomma, queste più o meno, Tantissimo. diciamo, sono le assi principali, gli showcases dei gruppi Certo. pugliesi, vincitori dei nostri bandi che si esibiscono insieme, insomma, e che saranno anch'essi promossi da Radio Medimex, che è quello strumento che noi utilizziamo per promuovere tutto quello che accade mentre accade. Certo. E poi tra l'altro credo che questo aprile sia iniziato alla grande. Il Bari Serie B, l'Inter che batte la Juventus e il Medimex 2022, perfetto. Sì, diciamo per i tifosi del Bari e dell'Inter sì, gli altri un po' meno. No, io poi, tra le altre cose, appunto, noi ormai abbiamo un rapporto speciale come Puglia Sounds, come Medimex, con Taranto,
e io non vi nascondo che spero veramente che il Taranto resti in Serie C, cioè sono simpatizzante proprio della squadra di calcio del Taranto, non posso dire la stessa cosa della Juventus o di altre. Ti capisce dalla felpa. Va bene, Cesare, io ti ringrazio, buon lavoro, ci vediamo nei prossimi giorni. Ti ringrazio. Ciao. Grazie.